tre feriti è il dato di base, diciamo così, uno in condizioni gravi gravi. Okay. Però qua non è morto nessuno, qua, al perché momento, dicevano, al momento, ne sono girate di tutti i colori. Okay. Poi le notizie ovviamente prendono forma e sostanza. Parla di due morti, c'è la gente sì, ammazza. Subito. Ovvio. Quindi, tutto per fortuna al momento non ci sono vivi. No. Su quelli che sono gli aspetti tecnici, so che c'è lo Sparese al presente, io ovviamente... Comunque sono cantieri del 110%. Sì, sì, o bonus facciate o 110%, sì, sì. Insomma, quelle sono... dicevo, gli aspetti tecnici, ovviamente c'è lo Sparese che sta facendo la sua parte. Dall'altra parte, niente, io ero seduto in giunta, ho ricevuto la telefonata da parte del comandante della mia polizia locale. Sono venuto giù subito a capire com'era la situazione. Spiace perché oggi è Rivoli, due mesi fa era Torino, quindi sulla questione della sicurezza dei cantieri bisogna porre una lente di ingrandimento non da poco. Quindi devo anche dire che tutti questi bonus facciata, 110 eccetera, anche un po' aumentato, diciamo così, la presenza di ponteggi. Dopodiché capita veramente, piace veramente tanto apprendere questa situazione. La scuola abbiamo evacuato. Anche perché non sono grandi pericoli, però. Immagino no, per precauzione. Sì, però per precauzione, siccome quel palazzo lì, ovviamente, per una questione anche di ribaltamento verso la scuola, casomai che c'è due bambini lì che giocano allo scivolo, diventa un problema.